Siamo con Nicolò Tagliabue, giovane regista emergente, rientra in quella categoria di nuovi produttori cinematografici, il termine è improprio, di nuovi registi, che Paolo Cagnotto ci ha portato in queste settimane alla ribalta in edizioni anche precedenti del telegiornale. Oggi tocca a Nicolò Tagliabue, che abita in Brianza, Castello Brianza, però opera sul lago di Lecco. Tanto è vero che sulla maglietta ha un dinosauro che viene dalle acque lariane, un dinosauro nelle acque del lago. No, questo non è l'ariosauro come appunto narra la leggenda, questo è, se vogliamo, un utaraptor, un velociraptor, ecco. E, sì, io sono di Castello, appunto abito a Bregnano in provincia di Como, ma sono cresciuto a Castello Brianza perché i miei nonni appunto sono del lecchese. E da ormai un po' di anni, da quando sono piccolo, ho sempre coltivato la passione cinematografica e anche per film, specialmente con dinosauri. E nel appunto, diciamo, prima del Covid, un anno prima del Covid, nel 2019, ho deciso di girare quello che alla fine è il mio primo lungometraggio, dopo una serie di corti, e appunto dal titolo Non è un lupo. E ho sempre pensato fin dall'inizio che la provincia lecchese, il suo territorio, era appunto la location ideale per questo film. Quindi ho fatto arrivare questo dinosauro dalla Cina, che è in un container che è appunto alto 2,5 metri, lungo 4, quindi diciamo dimensioni, se vogliamo, naturali, se vogliamo proprio dirle. Poi l'aspetto scientifico non lo so. Le riprese sono state effettuate? Le riprese le abbiamo effettuate principalmente a Castello Brianza, Dolzago e Ello, il suo Ello. Anche se l'apertura, diciamo, del film ho voluto dedicarla a Lungolago. Quindi, diciamo, come apertura abbiamo fatto questa cartolina durante l'alba del lago di Como, qui lungo Lecco. Hai parlato di corti prima del dinosauro, ambientate qui sul lago i corti? Non proprio sul lago, però comunque nel territorio della Brianza, fra appunto Brianza, Como e Lecco. Diciamo che all'inizio, dopo un tot di anni, volevo inizialmente abbandonare quello che era l'ambiente audiovisivo. Poi però, grazie anche a dei miei amici colleghi, che sono appunto Alessandro Amato e Felice Antignani, che abbiamo creato questa Ordinary Frames, mi sono rimesso in gioco realizzando questi corti, e alcuni di loro hanno avuto un buon riscontro in alcuni festival internazionali. E adesso il film che abbiamo girato qua appunto in provincia di Lecco ha trovato distribuzione su Prime Video e in Blu-ray negli Stati Uniti, grazie anche a un mio amico collega Ivan Brusa della Toro Cinematografica. Ma torniamo, diciamo, al dinosauro: non è il dinosauro dell'Ario, è un altro dinosauro. E allora dove vive questo dinosauro? Dove è ambientata la vicenda cinematografica? Allora, il dinosauro, se proprio vogliamo andare su questi aspetti, probabilmente arrivava in parte dalla Mongolia, dicono, almeno da alcuni resti, o comunque nel caso dello Utahraptor dicono che si chiami Utahraptor perché i resti erano stati trovati nello stato americano dello Utah. Però non sono io, vado di fantasia, essendo, diciamo, fanatico di Jurassic Park e tutti quei film. E quindi ho voluto ambientare questa storia puramente di fantasia, dove questo dinosauro dal nulla arrivava dai boschi del lecchese, ecco, che arrivava dalle montagne. C'è qualche nuovo filmato in cantiere, qualche programmazione, qualche allestimento, qualche realizzazione nuova dopo il dinosauro? Allora, sì, sto iniziando adesso le riprese del mio secondo lungometraggio, che anche quello sarà ambientato fra Como e Lecco, e sto collaborando anche con alcuni membri dello staff creato da Paolo Cagnotto, dallo staff del CNA, e come appunto Frank e Paolo, e adesso vedremo un po' come andrà. Abbiamo appena iniziato e vedremo. Altre iniziative in programma, altri progetti?
appunto questo secondo film e poi vedremo, insomma, vedremo. I progetti in cantiere ce ne sono tanti. Pian piano li realizzeremo tutti. Un'ultima domanda: tra i corti che hai menzionato, i filmati corti che hai menzionato e realizzati in precedenza, c'è qualcuno che merita particolare attenzione? Ma non saprei, io tendo sempre a criticare tutto quello che ho fatto precedentemente, però se ne devo dire due, ce n'è uno che si chiama Scena Tagliata, che ho girato anche quello fra Como e Lecco, che è la storia di un neoregista che ha difficoltà a girare il suo primo progetto, e un altro che si intitola Grazia Plena, che abbiamo girato nel territorio trentino però. Altri, diciamo, non me ne vengono in mente, dai, tendo sempre a dimenticare o comunque a non guardare troppo le cose che ho fatto precedentemente. Poi non so se è una cosa giusta o sbagliata, però così. Intanto cercheremo di rivedere Il Dinosauro. Ah certo, sì, quello che appunto il film Non è un lupo si può trovare su Prime Video e vabbè, in America in Blu-ray, però su Prime Video c'è, dai, per ora va bene così. Venite, che cazzo c'è là fuori? Un velociraptor, avete presente? Muso lungo, denti aguzzi e una teglia a forma di uncino che li rende unici. La gente, sono anni che è esaltata una possibile apocalisse zombie. E secondo te erano preparati a un'apocalisse di raptor? No. Che cazzo stai parlando? Ma questo si droga! Però non hai detto che siamo ovunque, no? Soltanto un cretino penserebbe che è un velociraptor. Capito? Dovete morire tutti.